Il secondo è un incontro con gli artisti Stefano Alber e Rachele Maestrello, con la compagnia di Alessandro Fonte, curatori del Parco Carta, il parco di arte contemporanea del gruppo Rubettino. Introducono Florindo Rubettino ed Emilio Salvatore Leo. Grazie. Intanto saluto il sindaco di Bianchi che ci ha raggiunto, che è sempre partner importante di questa nostra iniziativa. Per introdurre il momento che seguirà, vorrei parlarvi brevemente di questa città, di questo territorio, di questa comunità. Questa è una città, un territorio che non ha una storia antica, anzi ha una storia molto recente. Non abbiamo il lascito, i lasciti che alcuni luoghi, alcuni territori hanno in termini di storia. Non abbiamo una storia antica, non abbiamo una storia medievale. Non abbiamo una storia moderna, rinascimento, barocco, settecento, abbiamo una storia molto recente che sostanzialmente si riduce agli ultimi due secoli. E quindi non abbiamo il vantaggio, parlo in termini di città ma anche di territorio un po' più esteso, che hanno alcune città, alcuni territori che possono scegliere di valorizzare il loro passato, a volte anche sedendosi su quel passato e quindi in qualche modo fossilizzandosi, o nei migliori dei casi, nelle esperienze più belle, utilizzando quel passato poi per innescare nuovi percorsi di sviluppo e di contemporaneità. Sovria Mannelli è una città che, non avendo un grande passato, ha sempre dovuto provare a inventarsi un grande presente, un grande futuro. Come lo ha fatto? Lo ha fatto non rassegnandosi. Se ci pensate bene, qui abbiamo tre grandi divari. Il primo divario è quello di essere un territorio del Mezzogiorno, quindi tra nord e sud, si sa, il sud è un parte un po' penalizzato. Il secondo divario è quello di essere in un'area interna, quindi non in un'area urbana o al più litoranea, dove si concentrano i grandi flussi, ma in una di quelle aree che sono soggette di più alla lontananza e allo spopolamento. E il terzo divario è questo qui, è quello di non avere una grande storia che ci arriva dal passato sulla quale fare costruire delle cose. Come si è reagito su questo territorio? Si è reagito provando in questa breve storia a costruire tassello su tassello una serie di cose che potessero fare diventare questo luogo uso un termine che non è bellissimo, ma purtroppo non ne trovo uno migliore, un attrattore per far sì che questo territorio diventasse in qualche modo centrale, nonostante questa scarsa centralità, diciamo, datagli dalla natura e dalla storia. E in questi tempi ci sono state persone, uomini, che hanno provato a fare in modo che questo territorio diventasse quello che in questo momento è. Fatemi ricordare alcune di queste persone. Peppino Leo, che è una delle persone che ha contribuito a questa, a quello che oggi Soveria è, recentemente scomparso e che ricordiamo tutti con affetto: Camillo Sirianni, Micuzzolo Iacono, e Rosario Rubettino, che ricordiamo sempre in questo qui. Ecco, sono persone ovviamente con la collaborazione e con la cooperazione di tantissime altre persone, li prendo solo come persone esemplari, ma ce ne sarebbero tante altre, che non si sono mai rassegnate a pensare che questo territorio dovesse essere un territorio fuori dalle cose importanti, mettiamola così. Anche la lunga stagione, mi dispiace che Mario Caligiuri sia andato via, anche la lunga stagione di Mario Caligiuri, sindaco di questa città, che è durata quasi un trentennio, al fondo non è stata altro che il tentativo di costruire
un'identità contemporanea nuova per questo territorio, lavorando su un nuovo immaginario, sull'innovazione, a volte anche sulla provocazione, che ha fatto però di questo territorio una costruzione di un ulteriore tassello. Dico queste cose perché noi siamo chiamati a continuare questo lavoro, siamo chiamati a provare a infrastrutturare questo territorio, e quando parlo di infrastrutturazione non mi riferisco ovviamente solo all'infrastrutturazione materiale, ma anche soprattutto all'infrastrutturazione immateriale, attraverso delle cose, perdonatemi il termine così generico, che contribuiscano ad aggiungere su questo territorio. Soveria Mannelli in questo periodo, per esempio, è protagonista a Favara alla Biennale Countless Cities, che racconta esperienze internazionali di città che hanno voluto fare dell'innovazione contemporanea, della creatività contemporanea, il loro punto di forza. Per capirci, Soveria Mannelli, insieme a città come Caracas, Nuova Delhi, Hong Kong e altre città di questo tipo. La mostra sarà aperta fino a... Ah, ok. È una mostra che sarà visitabile fino a fine gennaio, per chi ne avesse voglia. Allora, dicevo queste cose perché siamo tutti chiamati a costruire nuovi progetti che facciano sì che questo territorio divenga un territorio importante. E questo momento che stiamo per inaugurare è uno di quei momenti, perché qui nel Parco della Rubettino si sta dando il via a quello che sarà un grande e importantissimo attrattore per il futuro per questa città, un grande parco di arte contemporanea che nel tempo costruirà una sua identità grazie alla presenza di artisti di caratura internazionale. Ne abbiamo qui i primi due questa sera, ve li presenterò fra un attimo, e l'idea è proprio quella, appunto, di aggiungere motivi e ragioni importanti per far sì che questo territorio sia centrale. Anche il dibattito che seguirà a questo, che vede la presenza di Fabio Andina, che è uno scrittore che Rubettino a far conoscere, uno scrittore svizzero del Canton Ticino, che è diventato un autore internazionale, tradotto in diversi paesi, e che tante soddisfazioni ci sta dando, vuole essere un momento, oltre che di un momento letterario, quindi di discussione sull'opera di Fabio Andina, vuole essere anche, in continuità con questo incontro, un momento per ragionare su come si possono costruire attrattori su dei territori, perché la storia di Fabio Andina è bellissima, anche perché nella sua Leontica lui racconta le vicende di un personaggio che attraversa il proprio territorio. Nel Canton Ticino ogni mattina sale in montagna per fare il bagno in una pozza ghiacciata. Grazie al libro, grazie a Fabio Andina, quel territorio è diventato un territorio che ha attirato enormi flussi turistici, addirittura sono nati dei percorsi turistici Su quel territorio, e questo dimostra come, appunto, la letteratura, la cultura, oltre a essere una grande medicina per l'anima, può attivare percorsi di sviluppo. Quindi il ragionamento che faremo con Fabio è anche un ragionamento che potrebbe essere pensato per questo territorio. Torno brevemente alla brevissima introduzione, poi lascio la parola a Emilio Leo. L'intuizione di Rosario Rubettino è stata quella di fare di questo luogo non solo un'azienda, ma non solo una fabbrica, fatto come ogni fabbrica di impianti, di tecnologie, di prodotti, ma anche un luogo che ha sempre dato valore all'immaterialità. L'immaterialità fatta da saperi, fatta da persone, fatta da cultura, fatta da comunità. E le tracce di questa ispirazione si trovano dovunque
non solo un luogo di lavoro, ma appunto anche una comunità, con il connubio per esempio tra paesaggio, produzione, natura, cultura, apertura all'esterno. Cos'è il Parco d'Arte Rubettino? È un modo attraverso il quale innanzitutto Rubettino apre alla comunità uno spazio importante della propria realtà. Potrebbe essere letto anche come un momento di restituzione di una porzione di spazio occupato dalla fabbrica alla comunità, ma poi soprattutto vuole essere appunto un parco d'arte contemporanea che si ponga sulla frontiera anche qui della grande arte contemporanea. L'idea, io e Marco siamo debitori a Emilio Leo, comunque dal confronto con lui sono nate molte idee, molte suggestioni, ad Alessandro Fonte, Seanette Po, Alessandro è qui con noi, Seanette non ha potuto raggiungerci, ma saranno i curatori di questo Parco d'Arte Contemporanea, già da più di un anno che ragioniamo di queste cose. Chi di voi era presente lo scorso anno a Sciabaca ricorderà il loro intervento. E abbiamo qui stasera i primi due artisti che sono stati qui con noi per una settimana per conoscere il territorio, per trarre ispirazione dal territorio. Sono due artisti di caratura internazionale, Rachele Maestrello, che è qui a fianco ad Alessandro, e Stefan Alber, che vedete in fondo al tavolo, che stasera ci racconteranno un po' quello che è la loro poetica, il loro impegno artistico, e forse ci restituiranno anche qualche impressione su questo nostro territorio. Io non credo di dover dire altro, lascio la parola a Emilio, che entrerà un po' più nel merito dell'idea, del progetto, e poi daremo spazio ai nostri ospiti. Grazie. Grazie Florindo, io sono sempre contento di poter essere parte di questo capitolo che stiamo scrivendo insieme sul territorio, no? Perché come chi ci ha preceduto ha costruito delle condizioni perché noi oggi potessimo in qualche modo creare, diciamo, nuovi scenari, spostare anche le argomentazioni su piani che probabilmente anche 20 anni fa erano inimmaginabili da proporre in un territorio così periferico, montano come esso Veria Mannelli, e che Rubettino in qualche modo, diciamo, in maniera oggettiva ha dimostrato in tutti questi anni che può realmente essere scardinato, può essere ribaltato il concetto tra centro e periferia. Così noi in questi anni, in questo momento storico, stiamo costruendo, come dire, le condizioni per la prossima generazione, cioè una generazione che probabilmente potrà avere strumenti, connessioni, ampiezza di visione decisamente più grandi, che potranno, come diciamo sempre, non fare di questo luogo un'eccellenza, perché, come dire, è abbastanza facile vincere quando intorno a te non c'è qualcuno che ha la tua stessa frequenza di visione, ma la sfida è di costruire un territorio anche abbastanza vasto, no? La nostra è sempre stata un'idea di area, questo è il progetto che nasce in Rubettino, ma la valenza è una valenza di territorio che travalica Soveria Mannelli, travalica anche la comunità di chi a Soveria fa produzione, manifattura, diciamo è un atteggiamento per la comunità dell'area del Reventino, ma probabilmente anche è un esempio per la regione, per un sud che può in qualche misura cominciare a giocare un ruolo proattivo nello scenario del futuro. E quindi gli argomenti con cui questo futuro che vorremmo potesse concretizzarsi, diciamo, vengono, quali strumenti adottiamo?
diciamo, ce ne sono tanti nel ventaglio anche delle possibilità di Rubettino, però da un po' di tempo l'arte e la contemporaneità, soprattutto di tutti i linguaggi che sono quelli dell'architettura, della grafica, fanno parte di questa, diciamo, enorme capacità strumentale, no? che questa azienda ha messo a disposizione non solo di se stessa per poter cambiare e quindi far evolvere quella visione che Rosario Rubettino all'inizio ha avuto, e penso l'avesse avuto chiara fin dall'inizio, no? Questa è la grande potenza dei visionari, cioè prefigurare il futuro. Io credo che, l'ho pensato tante volte, che già da quando nel retrobottega della libreria tanti anni fa ha cominciato a stampare con una macchina da stampa rudimentale, lui avesse già in mente uno stabilimento di queste dimensioni, perché il futuro qualcuno lo deve immaginare, poi ci vogliono decenni forse per concretizzarlo, però l'atto di visione, e quindi l'atto in qualche modo è un atto eversivo nel senso positivo del termine, e abbiamo bisogno disperato di visioni. Senza una visione nessuno strumento, nessun tipo anche di apporto economico può avere un aspetto di cambiamento forte. E allora perché crediamo che l'immateriale, e quindi il rapporto poi tra la manifattura e la cultura, possa avere un ruolo importante? Perché in qualche misura, diciamo, se c'è qualcosa che è capace, no, di andare prima di tutti a guardare che cosa succede e ad anticiparla, questa è l'arte. E gli artisti sono un po' questo sismografo, cioè hanno questa capacità. Forse perché sono più liberi, forse perché hanno capacità di pensiero appunto non lineare. E allora lo scorso anno, durante Shabbakan di questi tempi, abbiamo, come dire, quando, diciamo, ricorreva anche il ventennale della scomparsa di Rosario Rubettino, e quindi si discutevamo che cosa bisognava fare per, diciamo, ricordare questa cosa. Allora l'idea era quella di intitolare il parco, che era già una visione di più di 20 anni fa, in realtà era già stato immaginato quando è stato immaginato il master plan di questo stabilimento, che già per dimensione è una cosa anomala per un territorio come questo, no? Ci si sarebbe potuti anche limitare tranquillamente a fare lo stabilimento, delle aree di pertinenza per carico scarico e basta, no? Noi siamo immersi nel bosco, perché serviva inserire nel master plan anche un parco? Quindi c'era già una visione nella progettazione in nuce di questo salto di scala anche che questo stabilimento poi ha avuto 20 anni fa. Però banalmente, invece di intitolare alla memoria di Rosario Rubettino l'area del parco, abbiamo deciso, un po' anche perché secondo noi era più aderente a tutto il lascito in qualche modo che questa figura ha giocato, non solo per le industrie Rubettino, per la famiglia Rubettino, ma per l'intero territorio. Diciamo, è una di quelle persone che probabilmente in maniera proprio concreta ha disegnato le traiettorie su cui ancora oggi noi stiamo in qualche modo camminando per andare avanti. E allora abbiamo pensato che era più interessante fare un'operazione un po' anche, se volete, dada, no? Cioè di intitolargli tutto ciò che verrà, cioè i prossimi 50 anni di visione di questo luogo. E allora lo scorso anno è stato costruito insieme anche a degli amici architetti con cui condivido tante altre cose, sia all'interno dell'azienda che fuori, che sono Francesca Arcieri, Piero Cavallo,
l'architetto Rizzuto, abbiamo disegnato un master plan, un nuovo master plan per immaginare il futuro di questo luogo, luogo che non solo diventerà un luogo di manifattura, ma vuole indagare questo rapporto sempre più importante probabilmente nel prossimo futuro tra produzione, apprendimento ed intrattenimento. Cioè, c'è un termine che è quello di edutainment, no? Che introduce queste dimensioni che spesso fino adesso sono state di mondi, se volete, molto separati. Cioè l'industria fa l'industria, la produzione sta lì, la cultura fa la cultura da un'altra parte, la scuola fa la scuola a modo suo e poi la comunità ogni tanto ha degli spazi in cui si ritrova. L'ambizione è di inaugurare un modello e una strada completamente nuova. E allora c'è bisogno comunque che a questa visione coincida anche una visione architettonica dello spazio, perché è vero che noi possiamo enunciare tutte le visioni di questo mondo, ma poi la vera differenza è sempre come si fanno le cose. E la cultura della contemporaneità è una di quelle cose che comincia ad avere, come dire, una chiara rappresentazione in Rubbettino. E poiché Rubbettino è un player importante in tutta l'area, diventerà e vorremmo che diventasse un po' l'esempio, perché è importante avere degli esempi. Se voi oggi siete qui ad ascoltare degli artisti internazionali e prima avete ascoltato in qualche modo degli argomenti di due grandi professori universitari, sono degli esempi. Se tutto questo esempio è sempre lontanissimo, allora c'è un problema, perché non riuscirete mai a concretizzare nella vostra mente che è possibile cambiare e che voi potete essere anche gli attori del cambiamento nel territorio in cui abitate attualmente. E allora perché abbiamo pensato di iniziare questa trasformazione che nei prossimi anni sarà anche abbastanza radicale? Sarà costruito il museo d'impresa, cambierà anche volto parte dell'edificio proprio industriale, dandogli funzioni e forma architettonica molto più contemporanea e più aderente al tempo. Abbiamo iniziato dal progetto del parco, del parco d'arte contemporaneo, perché questo innesca un meccanismo che poi negli anni, anche su esperienze diverse che sono state un po' tanti anni fa, il festival che facevamo congiuntamente qui e all'Anificio, 4 anni fa il Design in Grand Tour, che è stato un altro capitolo, no? In cui diverse aziende di patrimonio in Calabria si sono messe insieme per fare un'indagine, un viaggio, mettendo al centro il design, ed è il motivo per cui poi anche con Alessandro e Schonet si è costruito un rapporto anche abbastanza di condivisione di un certo modo di fare le cose. Allora abbiamo recuperato tutto questo meccanismo e abbiamo voluto costruire un percorso che durerà 3 anni, dove è fondamentale portare le idee contemporanee, le persone che esprimono le idee contemporanee a vivere il territorio. Ecco perché è iniziata con Rachele e con Stefan questo primo slot di residenza, perché è fondamentale che qualcuno capisca, non solo il portato dell'azienda o comunque il fatto che chiediamo un output, che in questo caso sono delle opere d'arte, ma è fondamentale che capisca il contesto in cui tutto questo si sta incubando. E se non lo vivi il territorio e capisci anche quali sono gli altri attori del territorio, che cosa succede,
qual è tutto quello che la natura e i beni culturali offrono, sarà difficile che poi quell'opera possa essere in qualche modo, diciamo, il condensato di questa esperienza. E allora questa è l'ennesima sfida, no? di Rubbettino, perché, ripeto, cioè Rubbettino in questo momento si prende un po' anche l'onere di portare per il territorio questo, diciamo, questa missione di spostare l'asticella sempre più in alto, perché soltanto in questo modo, no? È possibile costruire queste connessioni con il tempo che viviamo, perché in realtà il tempo è un po' relativo, cioè il tempo che misuriamo è lo stesso, in questo momento in altri luoghi è lo stesso giorno, però ci sono territori che vivono poi intrappolati in un tempo circolare e non costruiscono mai il confronto. Noi vogliamo, soprattutto attraverso l'arte, fare questo tentativo per elevare costantemente questa storia della percezione di noi stessi e di quanto in qualche modo una città piccola come la nostra e una città, come dire, vasta come quella che potrebbe essere nei prossimi anni quella di un territorio più allargato possa ispirare, no? Florindo diceva attualmente Soveria Mannelli è raccontata a Favara, che è uno dei centri culturali in questo momento più influenti al mondo. Favara è in Sicilia, è una città devastata dall'abusivismo, violentata nel suo centro storico, che 20 anni fa, come dire, poteva essere annoverata tra i posti dove non andare, e in 10 anni una visione sull'arte contemporanea e delle operazioni assolutamente eversive l'hanno trasformato in qualcos'altro. Allora è possibile costruire queste connessioni virtuose, no? E questo è uno dei tanti tentativi, con tutti i grandi autori a cui Rubbettino ha dato voce. Questo succede da decenni, sono quasi 50 anni, no? Che questa presenza anima, crea il passo, il ritmo sul territorio. E spesso Rubbettino è questo territorio, questo non dobbiamo dimenticarcelo, no? Che la percezione sempre di chi ci legge dall'esterno guarda chi effettivamente si può in qualche modo leggermente elevare sulle cose della quotidianità. E allora su questa storia della, diciamo, dell'ispirazione, no? Noi vogliamo che questo parco sia essenzialmente uno dei grandi strumenti di contemporaneità con cui le industrie Rubbettino, la manifattura evoluta del Reventino e la Calabria intera possa costruire questo nuovo capitolo per il futuro. E come diceva in qualche modo Calvino nelle Città Invisibili, dice: di una città non godi le 7 o 70 meraviglie, ma la risposta che sa dare a una tua domanda. Quindi questo è uno dei nostri tentativi per rispondere alla domanda principale: come sarà il nostro futuro? Grazie. Grazie, buonasera. Intanto volevo ringraziare Florindo e Marco Rubbettino e Emilio Leo per questa grandissima opportunità. A nome mio e a nome di Jeanette, che purtroppo non ci ha potuti raggiungere. E prima di lasciare la parola a Rachele e Stefan, parlerò brevemente un po' di quello che è il lavoro che con Jeanette facciamo. E, diciamo che il nostro lavoro un po' è una lente.
praticamente per rileggere specifici territori di ricerca, e in particolare comunità locali anche molto piccole, e un modo anche di rileggere quella che è l'identità. E abbiamo un'attenzione forse un po' al residuale, al rimosso, e a quello che è il portato culturale sedimentato delle comunità. E le opere che nascono da questo processo di ricerca lavorano, per così dire, alla periferia anche di processi identitari, e sono tentano di essere degli strumenti anche per attivare una coscienza condivisa. E in questo quadro si colloca ad esempio questo progetto che si chiama Le chiavi e la soglia. È un progetto che è stato attivato e realizzato in un piccolissimo borgo in Abruzzo. E vi spiego brevemente, sono due interventi. Uno è la realizzazione di una campana che potete vedere in alto, e poi la realizzazione di tre sedute installate nella piazza pubblica. La campana nasce dall'incontro con i residenti di questo piccolo borgo, che sono per la maggior parte anziani. È un borgo che si è svuotato negli ultimi anni, come è accaduto a moltissimi altri paesi delle aree interne. Ho incontrato i residenti e gli ho chiesto se avessero delle chiavi di cui non ricordavano più la funzione, o delle chiavi che non avevano più una funzione. Ho raccolto queste chiavi e le ho catalogate, e successivamente queste chiavi sono state fuse e appunto la campana è stata realizzata con queste chiavi, che avevano ormai perso una funzione pratica, ma che avevano evidentemente ancora una funzione emozionale, sentimentale, perché venivano conservate a distanza di anni. E così anche le storie di queste chiavi adesso sono diventate altro, sono diventate un dispositivo pubblico, perché la campana risuona nel paese, e così risuona anche quella che è un po' la memoria del paese, la memoria condivisa. E l'altro intervento invece prende le mosse da quello che è un gesto molto semplice, che però identifica un atto anche, diciamo, politico molto forte di intendere le comunità dei paesi, che è quello di portare la sedia fuori dalla porta di casa, quindi attraversare, abbattere questa soglia tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, e avere un'idea molto precisa di quelle che sono le relazioni sociali all'interno di una comunità. È un qualcosa che ovviamente si sta perdendo, perché cambiano quelli che sono i rapporti, e scompaiono anche le comunità, le piccole comunità dei paesi. Io ho raccolto e catalogato alcune di queste sedie, che sono delle sedie semplicissime, sedie normali da cucina. E queste sedie sono state poi digitalizzate con uno scanner di alta precisione. Quindi, mentre il processo della campana è avvenuto in modo molto tradizionale nella più antica fonderia del mondo, che è la fonderia pontificia in Molise, questo altro lavoro invece è avvenuto in un'industria di meccanica di precisione che produce il motore per le automobili, per le Ferrari. E quindi diciamo, questi elementi di questi macchinari di alta precisione sono stati utilizzati per digitalizzare le sedie e operare quella che, non so se si vede, questa seconda immagine non credo si veda bene, un'operazione di distorsione, quasi di scultura sulla sedia digitalizzata. E poi sono state realizzate queste sculture, sempre con delle macchine di alta precisione a 5 assi,
E queste sedie conservano quella che la loro che la, la forma originale, anche i dettagli che vengono dall'uso proprio della sedia, quindi le scheggiature delle sedie originali, e hanno una, sono così congelati in delle forme impossibili, apparentemente instabili, e sono poi state installate nella, nella piazza pubblica. Qui si vede bene quello che è il linguaggio ibrido che si è venuto a formare, in cui ci sono ad esempio la scheggiatura del legno, l'intreccio della seduta, e non so se riuscite a vederlo, qui per esempio ci sono le triangolazioni della macchina, che è un po' la discretizzazione poi del, del linguaggio che viene dal, dal linguaggio vettoriale. E questa, questa immagine mi piace molto perché questa signora si è seduta poi spontaneamente su, sulla sedia che era la sua, cioè quindi questa era un po' era la sua sedia. E anche la signora più anziana del paese, ormai ha quasi 100 anni, quindi. E, questo è un altro progetto, vado, vado più velocemente, forse mi dilungo un po', se mi dilungo troppo fatemi un segno. Questo progetto è, nasce in un altro piccolo paese, questo in Basilicata, Latronico. Siamo stati lì invitati a, a fare, a elaborare insomma un progetto durante un periodo di residenza. E Latronico è un paese che ha un centro nuovo e un centro storico. Il centro storico è completamente car free, perché per una ragione proprio fisica, cioè non ci sono le strade per poter arrivare in macchina nel centro storico. Ed è quasi completamente disabitato, soprattutto nel periodo invernale in cui noi eravamo in residenza. Era un paese quasi fantasma, quindi senza servizi, senza niente, solo delle case svuotate. E sta su, su un promontorio, quindi avevamo questo, questo rapporto col senso di abbandono, con un senso di svuotamento che era molto forte, e poi questo, questa, questo paesaggio naturale maestoso, queste montagne incredibili che stanno intorno al paese. E quindi avevamo pensato di lavorare con il paesaggio, ma non è, come dire, non è il nostro linguaggio lavorare con il paesaggio, quindi cercavamo una chiave di lettura. E la chiave di lettura l'abbiamo avuta visitando quella che è la cava, cioè abbiamo pensato di lavorare proprio con la materia fisica di cui quel paesaggio è composto, cioè la pietra stessa. E così abbiamo scoperto che c'era una cava, e abbiamo scoperto che c'è una pietra, che è la pietra bianca di Latronico, che esiste solo lì e che è fortemente identitaria, perché anche il materiale di cui sono composte le, di cui sono con cui sono state costruite le case del centro storico. E, fuga, forse un segno. No, no, scherzo. No, sì. Da una visita alla cava ci siamo resi conto che aspetto un attimo che defluiscano. Buon rientro. Arrivederci. Praticamente dal taglio della pietra c'è tantissimo materiale di scarto, che è questa fanghiglia, di questa fanghiglia gessosa, che per l'industria è un materiale di scarto di cui non di cui hanno anche difficoltà a liberarsene. E a noi invece sembrava che avesse un grande potenziale, perché poi asciugandosi questa pietra, questa polvere diventava altro, aveva una consistenza molto interessante, e soprattutto per un senso anche di responsabilità, cioè quando ci troviamo a lavorare con la pietra dobbiamo anche immaginare che il tempo di formazione della pietra rispetto a quello dell'uomo è infinitamente grande, e quindi quando noi lavoriamo con la pietra lavoriamo con un materiale che non potrà mai riformarsi nel corso della vita dell'uomo, e quindi abbiamo una grande responsabilità. E ci sembrava che questo, che in qualche modo riutilizzare questo materiale o ripensare l'utilizzo di questo materiale avesse un potenziale anche in termini di rilettura di quella che è l'identità della comunità. Per fare questo non volevamo fare un'operazione, come dire,
esterna, ma volevamo coinvolgere i residenti e così abbiamo attivato un laboratorio di sperimentazione sui materiali in cui abbiamo lavorato proprio con i residenti per capire quali sono le potenzialità di lavoro di questa pietra e quindi poi sono stati realizzati una serie di oggetti, di manufatti che sono stati poi realizzati durante il laboratorio dai residenti. Parallelamente a questo abbiamo fatto anche un'azione con i residenti alla cava in cui abbiamo pensato un gesto molto semplice, che è il gesto di battere la pietra contro le pareti della cava, quasi a scandire un tempo. E all'interno di questa azione abbiamo coinvolto anche il proprietario della cava e del laboratorio di taglio della pietra, che è un laboratorio familiare ed è una storia familiare che però si sta per chiudere, nel senso che è l'ultima generazione che lavorerà questa pietra e che terrà in vita questo laboratorio, perché le figlie hanno scelto, diciamo, un altro percorso. E quindi poi abbiamo fatto questa azione, che è un'azione che è visibile come, cioè fruibile come opera di video arte, e diciamo non aveva uno script, noi abbiamo solo chiesto di fare questo gesto e di abbandonare il gesto nel momento in cui non avessero più voglia di proseguire. E si è venuto a creare questa cosa quasi magica, se vogliamo, se mi passate il termine, che lui è il proprietario della cava. Lui praticamente, quando tutti hanno mollato, hanno abbandonato questa azione, tra cui anche la figlia è stata una delle prime ad abbandonare, lui invece ha continuato per tantissimo tempo, fino a quando proprio non ce l'ha fatta più fisicamente e ha mollato la pietra. E quindi il video poi inizia con lui, con questo primo piano di lui di spalle che batte sulla pietra, e poi finisce con lui che invece si gira e guarda verso il paesaggio che sta davanti alla cava, che è quello che lui vede ogni giorno da quando era bambino. È una storia molto interessante, un aneddoto, che quella montagna che vedete al centro per lui è un elefante che dorme, quindi lui ha sempre visto da quando era piccolo questo elefante che dorme e insomma lo vede ogni giorno, questa è la sua vita di ogni giorno. Ci piaceva finire questo lavoro così. E poi a questo punto forse io lascerei la parola agli artisti. Volevo solo aggiungere veramente solo due parole sul parco, anche se è stato già raccontato benissimo da Florindo e Emilio. L'idea, diciamo, del parco, ci piace anche introdurre un po' quello che è il tema dell'ecosistema, no? E quindi di parti che interagiscano organicamente tra di loro, ma anche con il sistema che le comprende. E quindi questa idea dell'ecosistema come uno spazio vitale, no? In cui possono avvenire dei dialoghi e degli inneschi, e un punto di interscambio, no? Tra quello che è la cultura, l'immaginazione, l'educazione e la manifattura. E questo, ci piace moltissimo questa idea, appunto, di dare valore a questa immaterialità, al portato immateriale dell'impresa, e a creare quello che è un dialogo, no? tra il portato immateriale dell'impresa e quello che è l'interpretazione poi degli artisti che sono chiamati a dialogare con l'impresa. Ci piace anche l'idea che questo sia un dialogo che avviene, come dire, da una parte all'altra, e che ci sia un interscambio, e quindi che le parti si informino a vicenda. Poi un'altra cosa importante è che il parco, diciamo, nasce un po' l'idea di fondo del parco, lo diceva anche Emilio, non è quella di creare un contenitore di opere che vengono più o meno bene installate all'interno del parco, ma diciamo lo sforzo è quello di coinvolgere degli artisti che hanno invece pur nella loro differenza nell'utilizzo di mezzi espressivi,
hanno un'attenzione a quello che è il contesto in cui vanno a creare le opere, e quindi artisti che lavorano molto con uno sguardo sul contesto, che quindi le opere nascano specificamente per il parco, che nascono specificamente in questo territorio e che nascono da quelle che sono le condizioni del contesto, quindi il portato immateriale dell'azienda, il legame con il territorio, anche le altre imprese di produzione. E quindi affinché questo avvenga, il primo passo necessario è appunto quello della conoscenza, no? della presentazione, se vogliamo, e quindi per questo il primo passo necessario era che gli artisti venissero qui e potessero avere un contatto diretto con il territorio e con tutto questo, con quello che è il contesto poi in cui le opere andranno a crescere, a nascere, quasi in termini botanici, se vogliamo. Le opere, il parco e l'azienda fanno parte appunto di questo ecosistema e quindi interagiscono tra di loro. Questo, diciamo, è il contesto di e lascerei adesso la parola a Rachele o Stefan, chi vuole. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Intanto grazie Alessandro per questa introduzione, grazie per l'invito. Io sono Rachele e oggi ho pensato di raccontarvi un lavoro, solamente uno, che però, diciamo, è molto lungo, è durato 2 anni, iniziato nel 2018 e esposto nella fase finale nel 2021 presso il Maxi di Roma. E per raccontarvelo ho pensato di partire soprattutto dal processo. E infatti io con Alessandro condivido qualcosa di molto forte, perché nella nostra pratica siamo molto legati sia al contesto che con cui ci interfacciamo, sia ad un approccio molto legato in qualche modo alle comunità, alle persone, a cercare di ridare qualcosa che incontriamo poi nella nostra strada. E questo lavoro nasce da un incontro tra me e una città che è Pechino nel 2018. Allora, prima di mostrarvi delle immagini del lavoro in sé, vorrei prima raccontarvi proprio come nasce tutto. Nel 2018 uno studio legale di Milano mi dà una borsa di studio per andare un mese a Pechino senza essere vincolata da una produzione, e questo mi permette di vivere la città in modo totalmente libero, senza vincoli fondamentalmente. E in questo mese io esploro tutto il possibile, e fondamentalmente sono 2 cose che mi colpiscono. La prima è WeChat, che non so se qualcuno di voi conosce o ha avuto mai a che fare. Vedo, no? Sì? Ecco. E WeChat fondamentalmente che cos'è? È un social presente in Cina che integra fondamentalmente tutto, dal nostro conto in banca ai nostri dati personali, banalmente immaginatevi Facebook, WhatsApp e l'app della banca tutti insieme, ed è fondamentalmente obbligatorio per vivere la città, nel senso che spesso mi trovavo in delle situazioni in cui anche andando in metro avevo bisogno di un po' d'acqua, la macchinetta non accettava le monetine, ma per forza dovevo avere WeChat con cui io scansionavo un QR code. Quindi per la prima volta mi rendo conto che un'idea di tecnologia che avevo in mente, che era una tecnologia in qualche modo pesante, cinese come ce la possiamo immaginare, era in verità qualcosa di assolutamente immateriale e totalmente integrato alla mia persona. Cioè, per la prima volta ho detto, sarebbe più semplice averlo tra le dita, perché veramente senza non puoi vivere. Banalmente anche le persone per strada chiedono l'elemosina, le chiedono con WeChat, per farvi capire.
E dall'altra una cosa, una riflessione che mi nasce è queste immagini di natura che mi continuano ad arrivare dall'Italia, quindi con un tempo totalmente sfasato. Quindi magari immaginatevi, sono in piena notte, in mezzo allo smog, mi arrivano queste immagini in tempo reale delle Marche, della campagna assolata in piena estate. E quindi questa sensazione di rivivere qualcosa di naturale attraverso un'immagine che io ho già vissuto. E da qui mi viene un'idea, di creare un lavoro che parli di queste due realtà, cioè una realtà virtuale integrata al mio corpo, legata però a una percezione della natura. Torno in Italia e inizio a pensare qualcosa di futuristico, di distopico in qualche modo. Quando ritorno invece decido di fare sì qualcosa di distopico, ma basato su qualcosa di passato, e vado a creare un archivio che poi vi faccio vedere qua come viene poi presentato al Maxi, vediamo, con un link segreto. E ecco qua. E di cosa si compone questo allestimento? Si compone di una serie di fotografie analogiche fatte con una macchina fotografica anni 90 in pellicola, una serie di documenti, un sito internet, ora vi scorro. Qua abbiamo dei documenti aziendali, delle tabelle aziendali, delle lettere e delle fotografie. Poi vediamo se riesco ad andare in giù. Vi scorro, poi vi spiego. Poi il sito, che è il sito che vi farò vedere adesso. Delle grafiche, una foto, un video di una performance e delle immagini con delle scritte da portare a casa. Che cosa sono queste immagini, questi scritti che noi vediamo? Fondamentalmente sono un archivio di un'azienda. Un'azienda data per presumibilmente esistita verso la fine degli anni 90 a Pechino. Cosa avveniva in questa azienda? In questa azienda venivano creati dei microchip, delle speciali lenti a contatto che, incorporate nel corpo umano con dei particolari gesti, andavano a creare nell'utente delle sensazioni naturali. Come spiega il sito? Ora torniamo indietro. Scusate che qua non sono abituata col PC. Ecco, qua abbiamo il sito. Nel sito noi troviamo tutto. Troviamo la storia, e poi non sto ad aprire tutte le finestre perché è veramente una sorta di labirinto. Abbiamo come funzionava, quindi come funzionavano i sensori, come funzionava la currency, come funzionavano questi gesti e gli slogan e i loghi vari di questa azienda. Poi quando si entra, ci si inoltra dentro ancora di più, si ritrova un carteggio. Questo carteggio di chi è fondamentalmente? Il carteggio è di Li Xianping, che era questo operaio di questa Green Diamond, che era un operaio che era addetto alla pulizia di questi sensori nel basement, quindi nella catena di montaggio, che ad un certo punto inizia ad avere una relazione con questa Gao Yue, che è questa acrobata che viene chiamata dall'azienda per inventare questi gesti da coordinare con i sensori letti a contatto. E i due iniziano ad avere una storia d'amore che viene raccontata tramite le loro mail, quindi i loro scambi di mail nel sito. Quindi abbiamo, non so, per esempio in questa mail abbiamo il primo scambio semplicemente in cui si dicono che è stato bello incontrarsi davanti alle macchinette dell'acqua, abbiamo anche le date, possiamo proprio immergerci. E dietro abbiamo per esempio in questo caso il filmato di sorveglianza dove si vede Gao Yue e la macchinetta. Qua abbiamo invece i video di lei nella scuola, nella scuola acrobatica. E quando lei inizia a raccontare poi Li Xianping questo anche dolore di lasciare questa scuola per poi iniziare a sperimentare questa nuova frontiera in questa azienda. Ed è una sorta di film in cui ci si può veramente immergere e piano piano ci si addentra sia nella loro storia d'amore, ma anche si capisce sempre di più che cosa avveniva in questa azienda.
Ovviamente cioè, il limite, anche quando l'ho presentato sia al Maxi che in altri musei, io non dico mai se è vero o no. Cioè l'utente decide che cosa gli sembra più plausibile o cosa sembra meno plausibile. E questo perché mi interessava creare un apparato visivo e linguistico capace anche di porci dei dubbi su quali sono i nostri preconcetti, su cosa noi siamo più inclini a credere che possa essere esistito in Cina o no, e quali sono gli elementi che ci inducono poi a crederci. E poi mi interessava anche fare qualcosa che fosse sia per un pubblico cinese che per un pubblico europeo. Infatti, stranamente, in Cina le persone tendevano a dire sì, questa cosa sicuramente è esistita, e per loro una cosa fondamentale erano i documenti, perché lì non c'è l'archivio storico come da noi. Mentre invece in Italia tendevano più a credere che fosse vero qualcosa che era più legato ad uno stereotipo cinese. Quindi mi piaceva giocare su queste due frontiere. Ovviamente tutto quello che noi vediamo è costruito da me, quindi tutto il carteggio, diciamo tutta poi la parte di sceneggiatura, fra virgolette, è stata scritta insieme dei veri operai cinesi e della Bernard Control, che è un'azienda di componenti nucleari, che io ho frequentato per circa 2 mesi, andando tutti i giorni scambiandoci idee, scambiando suggestioni, chiedendoli anche come può nascere una storia d'amore all'interno di questa azienda, com'è il vostro lavoro. E invece la ragazza che vedete è una persona che mi ha seguito indagando tutto, quindi sia nella scuola acrobatica dove siamo effettivamente state, e io l'ho filmata così in giro muovendomi e usando tutti i dispositivi, però anni 90, quindi anche i video che vediamo sono tutti video fatti con una telecamera che ha quel tipo di grana. E niente, quindi diciamo, da una parte abbiamo il sito, poi invece in mostra c'è proprio tutto l'apparato di documenti. E cos'altro dire? Forse questo lavoro, anche se magari può sembrare un po' labirintico, che forse io sono labirintica di natura, però rispecchia anche molto la mia attitudine, che è sempre quella di non tornare da un luogo e dire io vi faccio vedere qualcosa, io vi dico com'è la Cina, vi dico come sarà il futuro, cosa è bene, cosa è male. Piuttosto cerco di aprire delle finestre che sono sia immaginifiche, ma anche delle finestre che pongono delle domande. E niente, quindi ovviamente è anche un modo per raccontare un posto, però non con diciamo, non mi appartiene questa idea di reportage, di fare delle foto, tornare, dire tramite le immagini vi faccio vedere cos'è, ma piuttosto incorporarlo in un modo diverso. Ad esempio, vabbè, ultima cosa forse da dire, per esempio se uno legge poi il carteggio non compare mai una frase dove si dice per esempio ti amo, perché anche in Cina, parlando spesso con molte persone, la loro concezione di espressione del sentimento è molto diversa da noi. Quindi è incorporare qualcosa che ho vissuto attraverso una narrativa senza dichiararlo fondamentalmente, senza dichiarare che io sto raccontando qualcosa, ma solo facendolo percepire. Non so, passerei forse la parola a Stefano, non so se ci sono domande, qualcuno magari c'è qualcosa che non ha capito, perché ogni tanto capita.